Del Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo undicesimo, dal versetto 16 e seguenti, leggiamo: «Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che, rivolti ai loro compagni, gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto». Il paragone che Gesù porta è quello dei bambini che cercano di coinvolgere i compagni nei loro giochi, ma non ci riescono in nessun modo. E questo fa subito capire l'ostilità dei suoi uditori, che non hanno saputo riconoscere l'invito di Dio alla conversione con la predicazione austera di Giovanni, né in quella dolce e amabile di Gesù. C'è in loro una fredda indifferenza ed una radicata incredulità alle sollecitazioni della grazia. Gesù nel Vangelo sembra dire: «Non vi accorgete che sta passando nella vostra vita la salvezza? E voi che fate? Ve ne state lì solitari sulle vostre senza giocare, proprio come i bambini capricciosi? Li avete presente quando si chiudono a riccio e per motivi che neppure loro sanno se ne stanno a distanza, intristendosi pian piano? Ma a differenza quei bambini che, si avvicinati con garbo e contatto educativo, sanno rimettersi in gioco, i farisei del Vangelo sono invece induriti e violenti. Nel loro escludersi dal gioco attaccano, giudicano e criticano. Questo non va bene e neppure quello. Giovanni il Battista ha il demonio, dicevano. Questo Gesù è semplicemente un beone, una specie di ubriacone». È quello che capita oggi anche a noi quando facciamo a meno di Dio, perché pensiamo di sapere già quel che Dio vuole. Non ci lasciamo scuotere e coinvolgere da niente. Prepararsi alla venuta di Cristo significa lasciare le lamentele e riscoprire le nostre attese, perché chi si esclude resterà escluso. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.